come sì. Se non mi ricordo, facevo parte di Fridays Roma. Purtroppo per breve tempo, nel senso che sarà un movimento che alla fine con appunto col Covid, forse già anche prima in realtà, perché c'erano specialmente in Italia in realtà grosse frammentazioni a livello italiano e grosse anche incomprensioni proprio da un punto di vista scientifico e poi di politico, di quello che si poteva fare all'interno di Fridays stesso, che è stato un enorme problema rispetto ad altre nazioni, che avevo degli amici in Germania, tutt'altra roba. È stata un'enorme debacle, sconfitta sicuramente con il Covid, perché non siamo stati capaci di convertirci totalmente al digitale, ma d'altra parte quando sei chiuso in casa come fai a meno andare male, in piazza? Meno male. Non puoi andare in piazza e non hai un modo di dissentire. Però è anche una cosa che invece andrebbe molto cercata di sfruttare in positivo, cioè i social hanno un enorme impatto. Come dicevamo, se durante il Covid alla fine la maggior parte delle persone ha preso la decisione di non vaccinarsi, restare a casa, cercare di indossare le mascherine, è stato a causa dei social. Proprio usando i social uno può cercare di smontare determinati tipi di dinamiche, di pensieri. Il problema è come. Quello che pensavo io invece è che io tra l'altro ho una tesi su due romanzi sul movimento del 77, che è stato proprio l'emblema di questa speranza di fare le cose, poi tragicamente diciamo fatto la fine che ha fatto, però c'è da dire che c'è già lì emergere un sacco di crisi, che poi secondo me sono delle crisi che il fare collettivo hanno adesso, cioè lì sono emerse proprio delle criticità che sono succedute, perché emergeva lì quell'interesse poi individuale per il ripiegamento sul privato, che poi si è fatto discusso di questo, però lì si vedeva davvero la prima volta. E io pensando poi alla mia esperienza di cittadina, cioè di ventenne nel 2023, mi sono detta sì, adesso è tanto cambiato comunque tutto quanto, perché io posso anche andare a fare l'attivista e ci sono persone che dedicano tutta la loro vita a tempo pieno a Fridays for Future, queste cose qua, però anche un clima che ti giustifica molto di meno se lo fai, perché siamo in una società della performance, in una società in cui ci sono molti meno spazi, c'è molto meno giustificazione secondo me del protestare, dell'essere attivo. Meno giustificazione del protestare, ci avete molto più... Abbiamo molti più mezzi e non più mezzi, avete più molto ragioni, più ragioni, tantissime ragioni, no, ma lo so. L'attivismo dal basso è la soluzione, però sono dell'opinione anche che... Milioni erano milioni in tutte le città del mondo, per esempio. Sì, però Fridays non è morto in Germania perché aveva i Verdi. E i Verdi hanno vinto. In Italia non avevamo praticamente nessuno, se non chi volesse sfruttare il movimento a fini proprio autopubblicitari. E poi tra l'altro in Italia, all'interno del movimento, si teneva molto a fare delle cose autoreferenziali proprio in sé, senza includere altri tipi di realtà anche sociale. Perché sì, siamo comunque diversi noi di Fridays rispetto a appunto la parcellizzazione di cui si parlava alla fine. E poi c'è da dire anche che queste energie spesso vengono poi convogliate su altre cose. Ci sono un sacco di realtà, però quanti poi non riescono davvero a sfruttare positivamente comunque delle energie che hanno. Cioè io poi vabbè ho questa idea che non li ho vissuti gli anni 60-70, però un po' leggendo tutto, cioè era molto più viva secondo me la partecipazione... Sperimentazione anche poi fallite, perché poi se uno va a vedere la storia, tante cose sono anche andate come sono andate, nasci un po' già disilluso, o comunque nasci che non sei... qualche miglioramento sociale, no, io sono d'accordo.